Affinché si possa costruire un noi, è necessario partire dal concetto di straniero, da ciò che si intende per essere altro. Il termine straniero indica il diverso, l'estraneo. La sua origine si fa coincidere con il termine Xenia, che indica le leggi greche relative all'ospitalità. La figura dello straniero è stata percepita nei secoli in maniera diversa a seconda del periodo storico. Generalmente questa figura è percepita in due modi. Persona degna di assistenza, disponibilità e rispetto, come ci mostra la cultura greca, non mista invece di buon occhio dalla cultura romana, molto legata alla propria tradizione e all'ideale di cittadino. Per esempio viene citato questo passo biblico, dove si evince il tema dell'accoglienza. In seguito alla nascita dello stato moderno però iniziano a evidenziarsi le differenze tra i vari popoli e nasce l'idea di straniero come portatore di guerre e malattie e quindi come nemico, per esempio il nazismo, l'importazione della peste oppure le persecuzioni religiose. Vi sono anche esempi nella letteratura come il passo dei promessi sposi qua citato. Il primo periodo in cui in Italia si prende coscienza dell'idea di straniero è l'età giolittiana, che va dal 1903 al 1914 e prende il nome dal liberale Giovanni Giolitti. E' questo è un periodo caratterizzato dall'emigrazione dei lavoratori a causa della crisi economica. Gli emigranti si dirigevano o verso i paesi europei o verso il continente americano, e un importante esempio fu la colonna italiana che derivi dal quartiere newyorchese di Little Italy. All'interno dell'Italia, nel nord, il fenomeno fu conseguenza dello sviluppo industriale, mentre nel sud era causato dalla disastrosa condizione dei contadini. Questa situazione portò a un dilemma etico riguardante la questione meridionale, con la conseguente divisione tra nazionalisti e socialisti. In Italia, il ruolo dello straniero inizia ad essere discusso in ambito legislativo con lo Statuto albertino del 1848, e in particolare nell'articolo 24, il quale evidenziava l'importanza del diritto di uguaglianza, anche se non ancora riconosciuto nella sua totalità. L'idea di straniero, trattata e adottata nello statuto, venne ripresa poi dall'Assemblea Costituente durante la redazione della Costituzione italiana tutt'oggi in vigore, negli articoli terzo e decimo. Nel primo veniva espresso il diritto di uguaglianza e le sue due forme, sostanziale, quindi quella che, carica allo Stato la responsabilità di raggiungere un'uguaglianza effettiva, e quella formale, dal carattere prettamente teorico e cioè volta a garantire un'uguaglianza dinanzi alla legge. Il secondo, invece, predica l'obbligo dello Stato di garantire i diritti fondamentali come uomini a tutti coloro che li vedono violati nel proprio paese, adeguandosi alle norme e ai trattati internazionali ed esalta la libertà democratica della legge italiana, che non ammette l'estradizione per reati politici e assicura il diritto d'asilo. Parlando di legge e articoli, bisogna parlare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre del 2000, è stata elaborata da una convenzione di 62 membri. Questa, secondo richiesta dei popoli d'Europa, ha deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni, quali la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Parlando di libertà, vogliamo analizzare l'articolo 19, il quale afferma che le espulsioni collettive sono vietate e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa disposizione è di grande attualità e rilevanza, specialmente in Italia, in cui si verificano continui sbarchi di migranti. Di conseguenza, si assiste spesso a dibattiti fra i partiti politici in discordanza, i quali sembrano dimenticare questo fondamentale articolo. Analizzando invece il tema dell'uguaglianza, bisogna sicuramente parlare di, te, di tre articoli. L'articolo 20 che è il presupposto e contenitore del divieto di qualsiasi discriminazione e del rispetto da parte dell'Unione della diversità culturale, religiosa e linguistica, che viene ripreso in altri articoli, come per esempio nell'articolo 21. Parlando di straniero non può poi mancare la citazione dell'articolo 22, cioè l'Unione rispetto alla diversità culturale, religiosa e linguistica. Un altro tema da analizzare è il tema della solidarietà, espresso in particolare dall'articolo 31. Tutto ciò evidenzia che le discriminazioni non riguardano esclusivamente l'ambito giudiziario, ma anche e soprattutto quello economico e sociale. Ogni cittadino deve infatti poter disporre di un lavoro che garantisca benessere e diritti, a prescindere dalla propria provenienza, lingua o religione. Un altro importante articolo è il 34, nel quale viene garantito l'accesso ai servizi di interesse economico e sociale al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione. Uno dei più importanti, se non il più importante, programma d'azione messo in atto ad oggi è l'Agenda 2030, sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Consiste in 17 obiettivi tra loro collegati e riguardanti il pianeta, la prosperità, ma anche e soprattutto le persone. In particolare oggi evidenziamo gli obiettivi 10 e 16. L'obiettivo 10 propone di ridurre le ineguaglianze fra le nazioni e all'interno di esse. Ad oggi l'ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all'educazione e a numerosi altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi Paesi sembrerebbe essersi ridotta, quella all'interno di un medesimo Paese è invece aumentata. L'agenda propone per promuovere l'uguaglianza politiche universali e attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate ed emarginate, assicurando loro pari opportunità in ambito economico e sociale, così come a livello di rappresentanza politica. L'obiettivo 16 propone invece pace, giustizia e istituzioni forti attraverso le quali ci si possa impegnare ad abolire qualsiasi forma di violenza e di abuso per lo sviluppo di società inclusive e in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile. Si propone inoltre di fornire l'accesso universale alla giustizia e all'informazione e di sviluppare istituzioni responsabili e trasparenti che siano efficaci su tutti i livelli. Nel libro La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo sono ampiamente illustrati i problemi socio-economici della società attuale. È inoltre espressa anche qui la necessità della creazione di istituzioni trasparenti e democratiche, tutto ciò col fine ultimo del raggiungimento di un nuovo umanesimo da attuare insieme ad operatori di pace di tutto il mondo. In particolare, nel capitolo 13 dell'opera si affronta il problema della scarsa educazione ai diritti e doveri del cittadino. Per colmare questa attuale lacuna, oltre ai vari enti, è necessario un nuovo corso formativo che coinvolga tutte le discipline, una nuova impostazione del processo di formazione dei giovani, in modo tale da avviarli al rispetto delle altre culture e alla comprensione delle differenze. Fondamentale è quindi il ruolo della nuova pedagogia interculturale che possa permettere all'uomo di superare i confini del proprio individualismo. Quindi l'obiettivo deve essere il superamento del pensiero chiuso e lo sviluppo di una mentalità aperta in grado di interagire con altre culture. Per questo tutte le materie hanno un ruolo fondamentale nell'educazione dei giovani. Inoltre si deve procedere per l'implementazione di un regolamento mondiale per la civile convivenza in cui per civile convivenza si intende il ripudio della guerra e dell'uso della forza e della violenza per risolvere conflitti sia internazionali che interni ai singoli stati. Di fondamentale importanza per l'integrazione è poi il ruolo dello sport, che è da sempre stato, seppur con qualche triste episodio di razzismo, un potentissimo mezzo per la difesa dei propri ideali. Si propone quindi di sfruttare lo sport come un veicolo di inclusione e aggregazione tramite la fratellanza sportiva, la non violenza e il rispetto delle regole, rifiutando il razzismo, il doping e la corruzione, promuovendo quindi il fair play. Sebbene ai diritti umani sia rivolta un'attenzione non indifferente all'interno della Carta dei diritti fondamentali, così come negli obiettivi dell'Agenda 2030, nella realtà si è ancora lontani dal raggiungimento del loro pieno rispetto. Per questo all'interno dell'opera si propone di firmare una maxi petizione che metta in evidenza i problemi attuali e che sia finalizzata alla loro risoluzione. I problemi presentati che riguardano l'inclusione e l'uguaglianza sono il basso costo del lavoro, con conseguenti situazioni lavorative precarie, l'insufficienza dei sistemi scolastici e l'esigua comunicazione interreligiosa. La maxi petizione richiede quindi il controllo delle disuguaglianze socio-economiche, la promozione della giustizia e il riconoscimento della parità di genere, oltre all'istituzione di una giornata mondiale della collaborazione interreligiosa. Il servizio fotografico di Antonello Ragusa da qui si pone come la concretizzazione di tematiche quali l'accoglienza e l'inclusione citate prima. L'intero lavoro è infatti incentrato sulla vita di migranti, sulla loro cultura e perfetta integrazione nel territorio modicano. Sono molto significative le parole del fotografo che definisce l'immigrazione un fenomeno antico e sempre nuovo e impegnativo perché tratta di persone e non di cose. In quanto giovani abbiamo molto a cuore l'argomento e crediamo che dai provvedimenti riguardo l'attuale situazione di disuguaglianza siano non solo una necessità per la comunità in cui viviamo, ma anche un obbligo morale nei confronti delle persone che ancora oggi combattono tutti i giorni contro discriminazioni sociali e disuguaglianze economiche, che riteniamo inaccettabili e frutto di una società che faremo di tutto per migliorare ulteriormente.